Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Io attualmente non sto lavorando e come me gli altri 1400 colleghi e compagni della fabbrica di Grugliasco di FCA, per cui facciamo Maserati, le quattro porte e le Ghibli, anche versione ibrida ultimamente. Era vero questo discorso dell'anticiclicità. Però ormai è 6-7 anni che facciamo quel prodotto, è come dire, se non c'è un'innovazione, visto che non è una macchina di consumo, non è la Panda che la famiglia deve Certo. usare, è un vizio, è uno sfizio, per meglio dire. Se non c'è la novità, chi se la può permettere magari va su Zulianello, mi altre. perdoni, lei parla di Prego. 6-7 anni che l'andazzo va in quel modo, per cui per quel che riguarda almeno il suo caso, la pandemia Covid non c'entra nulla. No, era già preesistente il regime di cassa integrazione. La pandemia ha fatto che peggiorare, se era ancora possibile, ed è stato così, perché per esempio anche quei pochi ordini che devono essere evasi verso la Cina piuttosto che verso gli Stati Uniti non sono stati potuti Certo. essere appunto evasi perché i trasporti erano bloccati, i concessionari chiusi, Certo. le agenzie doganali anche, e quindi anche quel poco è Sale rimasto. su una ferita, mi verrebbe da dire, già aperta. Mi Esatto, dica un sale po', Zulianello, grosso. quanto sta lavorando in questo periodo? Allora, io e come tutti gli altri 1400, stiamo facendo un mese di lavoro a testa suddiviso in due turni. All'interno di quel mese noi abbiamo 10 giorni lavorativi quando va bene, nel turno centrale. Ora, molti dei, nel servizio che avete mandato prima su Mirafiori, molti nostri colleghi hanno chiesto di poter lavorare adesso ad agosto a Mirafiori a fare le Sì. prove auto su strada, proprio per riuscire a prendere ogni tanto uno stipendio Zulianello, non ho pieno. capito bene, quindi, forse sì, e ne chiedo conferma. Lei lavora 10 giorni ogni 2 mesi? 2 mesi, Incredibile. esattamente. E così tutti i suoi colleghi. E così tutti, e stiamo parlando di Maserati. Certo, le fa paura l'auto elettrica? No, no, non bisogna avere paura in questo senso qua, perché se è vero che all'assemblamento motori, così parliamo concretamente, alcuni pezzi non ci sono, è altrettanto vero che ci devono essere delle altre figure, tipo il collaudatore Certo. del circuito, piuttosto che altre figure professionali che nascono e servono in quel ciclo lì. Si Lo parla dicevano prima. Prego. di una nuova misura di rottamazione. Adesso tra poco Enrico Lupino ci spiegherà che Sì. cosa prevede il decreto agosto. Lei crede che possa essere uno strumento che funziona? Ma sì, in passato qualcosa ha fatto, funziona, se è studiato bene. Io adesso suggerirei, lì ci sono diversi politici di diversi orientamenti, suggerirei una cosa, cioè di coinvolgere nelle varie proiezioni dinamiche anche chi in fabbrica ci lavora, e sto parlando Chiaro. dei vari sindacati, non di solo uno, ma dei vari sindacati, di Certo. sentire anche chi lavora lì come la Ah. vede, come la pensa, perché è proprio, come dire, Ah. ci mette le mani, qualcosina ne saprà. Grazie a Giacomo Zulianello per la sua. Prego.